Cari amici di VBTV, altra puntata speciale, quella di oggi, di queste riflessioni di calcio dedicate ai gironi di Europa League che sono stati sorteggiati oggi, venerdì 26 agosto, all'una di pomeriggio, sorteggio che ha fatto seguito a quello di ieri di Champions, che vi abbiamo già detto, e oggi sono stati sorteggiati i 12 gironi, dove ovviamente ci sono quattro squadre italiane, e diciamo già che le quattro squadre alla fine è andata anche piuttosto bene, perché abbiamo Inter e Fiorentina che erano in prima fascia e provenienti dai gironi dalla qualificazione dello scorso campionato, uniche che erano già qualificate. Poi c'è la Roma che era in seconda fascia, proveniente comunque dal preliminare di Champions, e il Sassuolo in quarta e ultima fascia, che ieri con l'1-1 in casa della Stella Rossa ha certificato la sua partecipazione storica, direi, al girone di Champions. E diciamo che è andata piuttosto bene a tutte e due, a tutte e quattro, perché se la possono giocare fino anche i nero-verdi. Quindi girone più facile sembra capitato proprio alla Roma, proveniente dal, io l'ho fatto su un biglietto perché copiare tutti i 12 gironi era un'impresa. Diciamo che alla Roma, che è stata inserita nel gruppo E, è andata piuttosto bene, siccome visto che hanno trovato comunque il Vittoria Plzen, altra squadra proveniente dai preliminari di Champions come la Roma, avversario che affrontò il Milan in un girone di Champions, non mi ricordo precedenti con le italiane. Poi vabbè, l'Austria-Vienna e i rumeni dell'Astra, Giurgiu o Astra, comunque, che hanno vinto a sorpresa il titolo romeno, sono un po' il Leicester di Romania. Un gruppo che quindi per la squadra di Spalletti è assolutamente alla portata. Diciamo che non presenterà le insidie della Champions. Ovviamente favoriti insieme alla Roma saranno i cechi, che hanno, sembrano avere qualcosina di più di austriaci e rumeni, però occhio all'Astra che magari potrebbe, che ne so, dire la sua. Poi vabbè, il Sassuolo, appunto, parlavamo del Sassuolo, che è inserito invece nel gruppo F, con l'Athletic Bilbao. Se i baschi saranno comunque un avversario tosto, non sarà così per Racing Genk e Rapid Vienna, squadre che comunque sono abbordabili per il Sassuolo. Se comunque messo fuori Lucerna e Stella Rossa, può arrivare davanti ai belgi e agli austriaci, visto che comunque passano due. E quindi Sassuolo può sicuramente giocarsela. Sembra irraggiungibile Bilbao, però non ha detto l'ultima parola. Dando un'occhiata agli altri gruppi delle due italiane, il gruppo J, la Fiorentina testa di serie, che ha trovato Pauk Salonico, quindi un'altra greca, bene o male una greca capita sempre alla Fiorentina, i cechi dello Slovan Liberec e gli azzeri del Karabag, che ricordiamo per aver affrontato due anni fa l'Inter nell'ultima volta, appunto, i nerazzurri giocarono i gironi di Europa League. Allora, per quanto riguarda avversari piuttosto facile per i viola, che comunque penso che potranno agevolmente vincere il girone, se giocheranno con Pauk Salonico, probabilmente greci e cechi se giocheranno per il secondo posto. Difficile pensare che Karabakh, che però ricordiamo due anni fa nel girone dell'Inter fu defraudato dal passaggio del turno, l'anno scorso invece andò a casa senza gloria, ma vedremo. Lo stesso Inter che torna in Europa dopo un anno, trovo comunque Sparta Praga, Southampton e gli israeliani dell'Apoel Be'er Sheva, non so, sembra più il nome di una birra, però vabbè, lo Sparta Praga sembra. Anche qui l'Inter dovrebbe vincere agevolmente il girone, forse Sparta Praga e Southampton se la giocheranno comunque per il passaggio del turno. Non penso che Southampton,
che il mio socio Omar definisce così Sant'Antonio, penso che dia queste grandi grattacapi. Inter, secondo me, arriva benissimo davanti a tutti. Poi, ho detto, cechi e inglesi si giocheranno in secondo posto. Rapida occhiata anche agli altri gruppi nel girone A. Manchester di Mourinho, Pogba e Ibra. Ce la vedrà con Fenerbahce. Feyenoord e gli ucraini esordienti del Zorja. Gruppo molto impegnativo che comunque inglesi e olandesi sono favoriti, con Fenerbahce che comunque sarà da terzo incomodo. Bel gruppo comunque, bello tosto per Mourinho. Poche speranze invece per gli ucraini. Vabbè, gruppo B, l'Olympiakos, quest'anno parte direttamente dai gironi senza finirci dopo. Trovo i ciprioti dell'Apoel, quindi vicini di casa, gli svizzeri degli Young Boys e poi i kazaki dell'Astana, ennesima partecipazione. E anche qui penso che gli svizzeri hanno un po' più di probabilità rispetto ai ciprioti di accompagnare l'Olympiakos alla fase eliminazione diretta. Escludo l'Astana, però magari sarà fatto un po' di esperienza, squadra del Kazakistan, chi lo sa. Gruppo C per Anderlecht, Saint-Étienne, Magonza e gli azzeri del Kabala. Anche loro non certi nuovi a questa coppa. Diciamo che l'Anderlecht naturalmente resta favorito, così come Saint-Étienne, però occhio al Magonza. Insomma, alla fine francesi, tedeschi e alcuni belgi faranno comunque un buon girone. Vabbè, poi rapidamente gruppo D c'è lo Zenit, ex di Spalletti, con AZ Alkmaar, Maccabi Tel Aviv e Dundalk, la squadra sorprendente dell'Irlanda che stava per arrivare ai gironi di Champions. Alla fine comunque anche qui Zenit e AZ restano favorite, direi poco per gli israeliani, forse qualcosina per gli irlandesi, ma non credo. Poi vabbè, saltando nel gruppo G, l'Ajax, clamorosamente uscita dalla Champions, trova Standard Liegi, Celta Vigo e Panathinaikos. Anche qui gli spagnoli restano favoriti, anche i greci, e poi vabbè Ajax e Standard, comunque un bel girone, eh? Anche qui difficile sapere alla fine chi passa. Io comunque do spagnoli e olandesi un po' più avanti. Panathinaikos che è in quarta fascia alla fine non mi sembra un po' meno attrezzato delle altre. Poi bene, gruppo H, lo Shakhtar che resta comunque la grande d'Ucraina con Sporting Braga, quindi due favorite assolute per il passaggio. Qualcosa da aspettarsi anche dal Gent e dagli esordienti, mentre poco dagli esordienti turchi del Konyaspor. Assolutamente non trovo qui, quindi diciamo Shakhtar e Braga. Poi vabbè, siamo qui in un prato, ti si arrampica di tutto. Lo Schalke 04 nel gruppo I con Salisburgo. Tra l'altro leggevo oggi l'articolo del Salisburgo, squadra che esce sempre dal preliminare di Champions, sarà 7-8 volte che succede. Krasnodar, squadra croata, e il Nizza. Nizza che mi pare un po' più deboluccio come squadra francese, anche qui Salisburgo e Schalke probabilmente se la giocheranno per il passaggio del turno. Poco mi aspetto da Krasnodar. E infine il gruppo L col Villarreal, l'unica spagnola esclusa dai gironi di Champions, che affronterà l'Asteagua, anche questa uscita malamente dai gironi direi, lo Zurigo e i turchi dell'Osmanlispor, anche questi debuttanti. Anche qui direi che Villarreal e Steaua restano comunque favoriti, anche se attenti agli svizzeri. Bene, sono stato nei 10 minuti, ho impiegato meno di 12 gironi dell'Europa League rispetto agli 8 della Champions, benissimo. Giusto di dare anche un'occhiata al campionato di Serie B, che parte comunque già stasera con un anticipo, Spezia Salernitana, che però vedrà nel weekend nelle partite di domani sera già una partita che salta, Pisa Ternano, si è detto che non si giocherà per
la difficile situazione della squadra toscana. Io mi chiedo perché le consentono l'iscrizione a squadre in difficoltà quando potevano il benissimo ripescare il Foggia. Forse perché lasciare il Pisa in B e metterli in un girone con Livorno era un po' rischioso. Potevano comunque cambiare girone. Vabbè, leggo appunto la serie B che ho qui nel mio giornaletto della serie B, cioè serie A e serie B. Vabbè, comunque tra le grandi favorite diciamo che il Verona della coppia Pazzini-Ganz resta favorito. Poi vabbè, resta favorito diciamo le due retrocesse, non so, Carpi e Frosinone non credo che siano subito candidate per la risalita. Direi di stare occhio al Cesena, che comunque è a Bari, e al vediamo Trapani finalista, non credo, si è anche un po' indebolito, però Trapani terzo la scorsa stagione, finalista di playoff, non credo, però vediamo, magari aspettarci qualcosina anche dal Brescia, che anche l'anno scorso comunque sfiorò i playoff da ripescato, e forse la squadra outsider come Avellino, Perugia e Spezia che come al solito arriva sempre lì, si qualifica per i playoff. Però direi di stare attenzione anche alla SPAL, la SPAL di Meret, che si è attrezzata bene con una coppia d'attacco come Antenucci e Cerri. Però chi lo sa, c'è anche il Novara da tenere d'occhio. Poi beh, vedremo, magari chissà che la Salernitana non riesca quest'anno a combinare qualcosa di buono dopo la salvezza sofferta. C'è anche il Vicenza, che però difficilmente lo vedo in lotta per la promozione. Beh, detto questo, ricordiamo che ci sarà anche una debuttante, cioè il Benevento. Detto questo, comunque possiamo chiudere qui la nostra puntata speciale, molto speciale, dedicata appunto agli sorteggi di Europa League. Le riflessioni di calcio torneranno lunedì mattina per commentare il secondo turno della Serie A. Noi a questo punto, in questo pomeriggio comunque soleggiato e piuttosto caldo, dopo un mattino e un primo pomeriggio comunque piuttosto uggiosi, ora ci ha restituito il sole, diciamo di chiudere qui questa puntata, e per le riflessioni di calcio torneremo lunedì. Domani sera ci sarà il Radio Zapping come al solito, e alla prossima, ciao.